Bentrovati a voi tutti, eccoci di nuovo assieme all'appuntamento con la rubrica Insieme Oltre 2000. Inizia la Quaresima, il cammino verso la Pasqua con l'ospite che è venuto a trovarci parleremo quindi di questo importante momento che la nostra chiesa vive. È tornato a trovarci in studio Monsignor Attilio Zanderigo Iona, che è decano e arciprete della Cattedrale di Belluno. Bentrovato Monsignor Attilio. Grazie. Grazie per essere nuovamente qui con noi per aiutarci a riflettere su questo momento speciale che è quello della Quaresima. Quindi, quali possono essere alcuni orientamenti per vivere questo tempo con autenticità. Pensando al tempo di Quaresima che è un tempo importante per la Chiesa, la prima cosa che mi viene in mente è un po' quello che diceva Voltaire. Lui diceva così, preti, a chi predicate la Quaresima? I ricchi non vi ascoltano e i poveri la fanno tutto l'anno. Quindi quasi a dire a quell'epoca che la Quaresima da molti non era vissuta. Ma io penso che ai nostri giorni sicuramente c'è gente che vive la Quaresima. È un tempo importante, un tempo solenne, tant'è vero che nell'orazione sulle offerte che c'è, nella messa per l'inizio della Quaresima, la Messa delle Ceneri, si dice espressamente: iniziamo eh, solennemente questo sacro tempo di Quaresima, che comincia mercoledì 22 febbraio. Comincia il 22 febbraio, e la caratteristica di quel giorno è che c'è la benedizione e l'imposizione delle Ceneri. Ci ricorda il significato quindi di questo simbolo? Allora, prima di tutto le ceneri sono ricavate dall'ulivo benedetto avanzato nella Domenica delle Palme dell'anno precedente. E le ceneri sono segno di penitenza. Se noi sfogliamo la Sacra Scrittura troviamo che lì, quando il Signore richiamava le persone, il popolo, alla penitenza, domandava che si avessero delle ceneri in capo. Quindi era proprio un invito attraverso quel segno esteriore a fare penitenza e a ritrovare la strada della verità, la strada dell'onestà, la strada dei valori. Ecco. E poi penso che sia molto importante questo tempo di Quaresima come momento di tutta la Chiesa nel prepararsi alla Pasqua. Quindi ci disponiamo eh, come se fossero degli esercizi spirituali per tutta la Chiesa a disporre il nostro cuore alla celebrazione della Pasqua. Quali sono comunque i momenti significativi? Lei citava prima l'imposizione delle ceneri, la celebrazione che dà avvio alla Quaresima. Quali sono gli altri momenti salienti? Allora. Tutti i giorni di Quaresima diciamo che sono importanti perché costituiscono proprio l'itinerario verso, verso la Pasqua. E di domenica in domenica ogni anno c'è un itinerario particolare da seguire, eh, costituito soprattutto dai Vangeli che vengono proclamati durante la domenica. E questo itinerario spinge... Eh, incita le persone alla conversione. Ahimè, quando noi diciamo conversione siamo talmente abituati a questo termine che abbiamo perduto il significato. Conversione, per fare un esempio, sarebbe come quando noi stiamo camminando su una strada per raggiungere una meta e a un certo punto ci rendiamo conto che abbiamo Fatto una deviazione che non ci porta proprio alla meta che volevamo. Quindi convertirsi vuol dire correggere la strada, correggere la strada della nostra vita, orientarsi verso quello che ci dice il Signore. Partendo dalle attività piccole di ogni giorno, dalla nostra quotidianità quindi. Direi che. Quello da cui noi dobbiamo partire è il significato fondamentale di penitenza. Cosa significa fare penitenza? Lo, lo dicevo nei giorni scorsi ai ragazzi. Significa prima di tutto compiere il nostro dovere. Quindi, non dobbiamo pensare a fare chissà quali grandi cose, chissà quali rinunce, chissà quali azioni. Ciò che conta è compiere il nostro dovere e Proviamo a pensare un attimo solo, se ciascuno di noi compisse veramente il proprio dovere, quanto subito, immediatamente la nostra società migliorerebbe. Sono considerazioni importanti, riflessioni quelle che ci sta consegnando in questo momento Monsignor Attilio Zanderigo, Iona. Chiedo adesso Monsignore, quali sono comunque i principali segni, quelli più eh, significativi da ricordare della Quaresima nella liturgia? Prima di tutto, penso che sia la cosa che colpisce di più quando partecipiamo alle celebrazioni, c'è il viola nelle celebrazioni, quindi i paramenti di quel colore che indicano la penitenza. Poi abbiamo la mancanza di fiori sull'altare, non si adornano gli altari con fiori, anche questo in segno di austerità. Ancora nella liturgia non si canta o non si recita il gloria e non si canta l'alleluia che viene cantato nuovamente la notte di Pasqua durante la veglia pasquale. Poi ancora altri segni sono la penitenza con l'astinenza dalle carni ogni venerdì e il digiuno il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo. Quindi sono segni di carattere comunitario e in maniera particolare l'astinenza dalla carne e il digiuno sono momenti soprattutto di condivisione con chi ha difficoltà. Quindi non è l'astinenza per l'astinenza o il digiuno per il digiuno ma per poter essere privandoci di qualche cosa accanto a chi è nella sofferenza. E in questo si inserisce anche l'iniziativa Un pane per l'amor di Dio. Allora, come ogni anno nella nostra diocesi, c'è questa iniziativa che è molto sentita e anche pluridecennale. Soprattutto vengono coinvolti i ragazzi, i ragazzi del catechismo a cui si consegna il mercoledì delle ceneri la cassettina e la quale viene poi raccolta il giovedì santo alla messa della cena del Signore. Quest'anno c'è uno slogan che mi sembra anche bello, per fortuna ci sono i fiori, cioè abbiamo tante difficoltà, c'è la guerra, c'è stato il terremoto in Turchia e in Siria. Uh, attorno a noi percepiamo che ci sono tensioni. La povertà che aumenta, l'inflazione, le uh, difficoltà sì. per la popolazione in generale. Certo, e tutto questo non ci deve assolutamente privare della speranza. Quindi i segni che noi compiamo, ciò che noi possiamo dare a questa povera gente, è come un fiore. Il segno di un qualche cosa che un giorno torna a sbocciare, torna a fiorire e quindi è segno di speranza. Quindi questo è il messaggio comunque che ci dobbiamo portare a casa. Anche per partecipare a questa iniziativa, quindi con la cassettina eh, delle offerte per un pane per l'amor di Dio e il messaggio che comunque lei sta eh, consegnando anche agli studenti ai ragazzi, ne parlava poco prima eh, di questa iniziativa. Proprio in questo momento della, Pasqua, della, della Quaresima che ci prepara, quindi alla Pasqua. Qual è il messaggio finale che lei ha voluto consegnare loro? La Quaresima. È soprattutto un tempo di fiducia. Allora, noi durante il tempo di Quaresima dovremmo guardarci un po' più dentro interiormente, cioè dovremmo ritrovare un po' noi stessi attraverso il silenzio, attraverso la preghiera e dovremmo guardando a noi stessi non aver paura di quello che riscontriamo. Cioè, noi. Nel silenzio possiamo riscoprire quali sono le nostre fragilità, quali sono le nostre mancanze, ma non per chiuderci in noi stessi o per deprimerci, ma per avere fiducia e per avere fiducia nella misericordia del Signore, perché non c'è nessun peccato che riesca a superare la bontà e l'amore del Signore. Ecco, questo dovremmo proprio non solo scolpircelo nella mente, dovremmo proprio intero, interiorizzarlo, dobbiamo, dobbiamo proprio cercare di farlo nostro con tutto il cuore. Quindi avere questa fiducia e di conseguenza avere questa fiducia che se ci impegniamo, se viviamo nella grazia del Signore, secondo motivo di gioia, cioè lontani dal male, lontani dal peccato, viviamo nella grazia, quella grazia che abbiamo ricevuto nel sacramento del battesimo e che noi dobbiamo cercare di riscoprire e di rivivere durante il tempo quaresimale, per giungere poi attraverso la rinnovazione delle promesse battesimali della notte di Pasqua a voler veramente rivivere come cristiani la nostra vita. Grazie, quindi grazie davvero, Monsignor Attilio Zanderigo Iona, per le considerazioni, per queste riflessioni sul tempo della Quaresima. Ci ritroveremo naturalmente prossimamente per parlare poi della Pasqua, di questo momento altrettanto speciale. Grazie ancora, Monsignore. Grazie a voi. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.